quel tetto piatto è la caserma della dogana. La parte inquietante è quando tu passi, vedi in questo recinto questi ragazzi parcheggiati lì e ti vengono in mente immagini di un passato che si sperava che non tornassero più. Succede che li prendono nelle stazioni o altrove, quindi in maniera illegale, perché si fa un controllo secondo l'aspetto fisico, cosa proibita dalle leggi internazionali. Comunque, se vengono trovati senza documenti, si pensa che siano degli emigrati provenienti dall'Italia, vengono portati lì in questo recinto e si chiama la Croce Rossa Italiana perché se li portino a Ventimiglia, se vengono dall'Italia e se non sono minori, perché i minorenni non possono essere riaccompagnati alla frontiera. Allora in questo caso vengono riportati con un pulmino a Ventimiglia. Naturalmente poi ci riprovano e questo ping pong spesso è durato anche 10 round, insomma. Spesso stanno lì ore ed ore, quest'estate sotto il sole, senza un goccio d'acqua. Una volta c'è stato un raffle, come dicono i francesi, in cui ha preso molte decine di immigrati, erano lì che non stavano neanche in questo spazio, neanche in piedi, ci riuscivano a stare. Quando hanno passato la frontiera, alcuni francesi hanno applaudito i poliziotti. E immagino che queste sono le stesse persone che a novembre voteranno per un certo partito di estrema destra. Devo dire che ci sono a Mentone e a Nizza delle associazioni molto attive che hanno fatto un lavoro egregio per informare i migranti dei loro diritti e dei loro doveri e per venirgli incontro anche da un punto di vista del sostegno fisico. Questi non vogliono stare o non possono stare in Italia e vogliono andare in Francia, quindi attraversare la frontiera, poi andare verso il loro momentaneo paradiso terrestre. Per gli ebrei erano gli Stati Uniti, per loro sono soprattutto i paesi del nord Europa, a partire dalla Germania per arrivare fino alla Svezia. Quindi non si capisce, per loro è incomprensibile l'atteggiamento del governo francese, perché dice: noi non vogliamo andare in Francia, vogliamo solo passare attraverso la Francia. Quindi l'idea di Amnesty International, per esempio, è quella di dire: ma facciamolo sti corridoi umanitari, che cosa ci costa?